Let's see it. L'altro allora, figlio del 1905, un testo destinato ad una notevole fortuna, innanzitutto a partire dalla stessa trasposizione drammaturgica di Pirandello. Sappiamo che Pirandello nella febbre del teatro aveva bisogno di ricorrere per un certo periodo eh, diciamo, a testi già pronti come soggetti drammatizzabili e quindi diventa l'atto unico del 1923 e poi non possiamo non ricordare il film più bello che si sia ispirato alle novelle di, di Pirandello cioè Caos dei, di Paolo e Vittorio Treveani Turridi meno risolto ma comunque significativo e dove la trasposizione, la come dice, filmicizzazione se vogliamo usare questo termine della novella ecco, aveva una serie di volti tra cui quello del nostro Lazio Turrisi nei suoi Begli anni verdi mi piacerebbe pensare a una novella come L'altro figlio come una sorta di narrativa della crudeltà, è un'espressione che mi è capitato di usare per altre novelle pirandelliane, per esempio Leonora Dio, Donde poi nasce, Questa sera si esecuta il soggetto. Perché c'è questo tema fortemente crudele, carnale, di sofferenza e di patimento, di passione carnale, intorno alla maternità. La maternità può essere un grande dono, può essere una forma di realizzazione ad alto livello della femminilità e può essere una condanna. In un certo senso, Malagrazia vive la, una parte della sua maternità come una condanna, cioè perché è il frutto di una violenza. Ecco, si può essere madre come, come frutto di violenza, come esito finale di una violenza. Come si fa a separare questi due aspetti? Si può sublimare la violenza subita nel corpo vivo del figlio fino al punto da dimenticare e quando questa violenza ha significato violenza contro la sua famiglia, contro un intero mondo? Eh, diciamo una sorta di vilipendio della dignità personale? Eh, si può fare, ecco Maria Grazia non ce la fa, non riesce mai a trasformare la bontà di questo figlio, frutto innocente di, una, di uno stupro, in? Eh, in un elemento che possa significare per lei una nuova e bella immagine di maternità. E ne soffre. Per questo è una novella della crudeltà. È una novella in cui eh, il tema appunto dell'essere eh, dell madre, dell'essere figli, dell'essere cioè inseriti in questo complesso sistema di relazioni carnali e umane, non si può consegnare alla quiete familiare, diremmo. I figli lontani da una parte, il figlio presente ma irraggiungibile perché frutto perenne di questa vergogna incancellabile in quello che vive accanto a lei, ma non può vivere con lei. E lei non riesce a superare questo rifiuto propriamente carnale, dove la carne rifiuta la maternità. Personaggi e interpreti. Mara Grazia, Alessandra Costanzo. Il dottore, Filippo Brazzaventre. Ninfa Rosa. Debora Bernardi, Rocco Trupia, Riccardo Maria Tarci, Jaco Spina, Angelo Tosto, Le Comari, un ragazzo e moglie di Rocco, Lorenza Denaro e Alessia Gurrieri. Il racconto si svolge nel paese di Farnia. C'è rosa, C'è, c'è. Bussate. La vecchia Maragrazia bussò e poi si calò a sedere pian piano sul logoro roscalino davanti la porta. Qualcuno, passando, le buttava in grembo un tozzo di pane. Ella si scoteva appena, baciava il pane, si segnava, si riprendeva a piangere o a dormire. Le vicine, messe a sedere sull'uscio, non le badavano più. Stavano quasi tutto il giorno lì tutte occupate in qualche lavoro. Conversavano davanti a quelle loro casupole basse. Quel giorno si parlava della nuova comitiva dei migranti che la mattina dopo doveva partire per l'America. E te una bella facciata venisse Parte Saroscoma Lascia la moglie e tre figlioli Vito Scordia ne lascia cinque La moglie gravida Ma è vero che Carmine Ronca Se lo porta con sé il figlio di dodici anni Quello che già andava alla Zolfara Sì Be' maci, Ma il ragazzo almeno avrebbe potuto lasciarglielo alla moglie Ora come fare da povera cristiana a darsi aiuto oh, Che pianto Che pianto tutta la notte in casa di Nunzia e le Greci il figlio Nico, tornato appena da soldato, vuol partire anche lui. Udendo queste notizie, la vecchia Maragrazia si turava la bocca con lo scialle per non scoppiare in singhiozzi. Da 14 anni erano partiti anche a lei per l'America due figlioli. Le avevano promesso di ritornare dopo quattro o cinque anni. Ma avevano fatto fortuna laggiù, specialmente uno, il maggiore e si erano dimenticati della vecchia mamma ogni qualvolta una nuova comitiva di emig emigranti partiva da Farnia ella si recava da Ninfa Rosa perché le scrivesse una lettera che qualcuno dei partenti doveva per carità consegnare nelle mani dell'uno o dell'altro di quei figlioli se io fossi re <ride> se io fossi re nemmeno una lettera farei più arrivare a Farnia da laggiù e viva Iacospina! E come farebbero qua le povere mamme, le spose, senza notizie e senza aiuto? Eh, ne mandano assai, ne mandano. Le madri a far le serve e le spose vanno a male. Dico, ma perché i guai che trovano laggiù non li dicono nelle loro lettere? Solo il bene, dicono. E ogni lettera è per questi ragazzacci ignoranti come la chioccia. Pio pio, 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 se li chiama e porta via tutti quanti. E dove sono più le braccia per lavorare le nostre terre? A farnia ormai siamo rimasti noi soli, vecchi, femmine e bambini. E ho la terra e me la vedo patire. Con un solo paio di braccia che cosa posso fare? E ne partono ancora, ne partono. Eh? Eh, Piaggia in faccia e vento alle spalle, dico io. Si rompono il collo, maledetti. A questo punto Ninfarosa schiuse la porta e parve spuntasse il sole in quella stradetta. Oh, ah, ah, e spunta all'usuri e squaglia all'ira. Vedova ad un primo marito, dopo appena due anni di matrimonio, era stata abbandonata dal secondo, partito per l'America. Di notte, dalla porticina posta sul dietro della casa, qualcuno veniva a visitarla. Perciò le vicine la vedevano di malocchio. Quantunque in segreto poi la invidiassero. Così predicate? Ah, va, Iaco Spina. Meglio, zio Iaco, se restiamo a farne a noi soli. Zapperemo noi donne la terra. Voi donne, per una cosa sola siete buone. Ah, e per cosa, zio Iaco? Dite forte. Eh, beh, piangere è per un'altra cosa. <ride> E Dunque per due, <ride> allegramente. Io non piango, però vedete. Ne lo so, lo so, figlia. Non piangesti neppure quando ti morì il primo marito. Ma se morivo prima, io gioiaco. Non avrebbe forse ripreso moglie lui. Dunque, vedete chi piange qua per tutti. Maragrazia. E questo dipende perché la vecchia ha acqua da buttare via e la butta anche dagli occhi. <ride> Due figli ho perduto, belli come il sole, che volete che non bianca. Belli davvero? Oh! E da piangerli! Nuotano nell'abbondanza laggiù e vi lasciano morire qua. Mendica, loro sono i figli e io sono la mamma. Come possono capirla la mia pena? <ride> Non so perché tante lacrime e tanta pena quando voi stessa quel che dicono li facete scappar via per disperati. Io, io, e che l'ha detto? Chi sia? L'ha detto? Infamità, io, ai figli miei, che io mi sono... Lasciatela perdere, non lo vedete che scherza? Su, 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 nonnetta mia. Che volete? Se mi vuoi fare la solita carità. Ancora una lettera, se vuoi. Nenfarosa sbuffò, ma poi, sapendo che non se la sarebbe levata da addosso, la invitò a entrare. Prese la penna e il calamaio e si dispose a scrivere lì in piedi. Dite su, sbrigatevi! Cari! Figli, io non ho più occhi per piangere. Perché gli occhi miei sono abbruciati di vedervi almeno per l'ultima volta. Questo gliel'avete scritto a dir poco una trentina di volte. E tu scrivi, dunque, scrivi. Cari figli, da capo, no, no, ora è un'altra cosa. Ci ho pensato tutta stanotte. Senti, cari figli, la povera vecchia. Vecchia mamma voscia vi promette e giura, così, vi promette e giura davanti a Dio, che se voi tornate a Farnia vi cederà in vita il suo casalino, pure il casalino. <ride> Ma, ma se sono già ricchi, che volete che se ne facciano di quei quattro muri di creta e canne che crollano a soffiarci su? E tu scrivi! <ride> Valgono più quattro piuzze, in patria che tutto un regno fuori via. Scrivi, scrivi. Ho scritto, ho scritto. Che altro volete aggiungere? Ecco, questo. Che la vostra povera mamma, cari figli, ora che arriva l'inferno, tema di freddo, vorrebbe farsi un vestitino e non può. Che volete fare la carità di mandarle almeno una catta di cinque lire per Basta, 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 ho belle scritto, basta. Anche per le cinque lire? Eh? Tutto, anche per le cinque lire, sì. Scritto bene tutto? Oh! E vi dico di sì! Pazienza, ci deve avere un po' di pazienza con sta povera vecchia, figlia mia. Dio ti repaghi la carità. Prese la lettera e se la cacciò in seno. Aveva pensato di affidarla al figlio di Nunziali Greci, che si recava a Rosario di Santa Fe, dove erano i suoi figliuoli, e s'avviò per portargliela. Per le anguste non passava più un'anima. La vecchia Maragrazia andava curva, premendosi con una mano sul seno la lettera da mandare ai figliuoli. A un tratto si fermò, sentendo rumor di passi per la viuzza. Chi era? Ah, era il nuovo medico condotto. Quel giovine è venuto da poco, ma che presto sarebbe andato via perché malvisto dai pochi signorotti del paese. Tutti i poveri, invece, avevano preso subito a volergli bene. Sembrava un ragazzo a vederlo, eppure era proprio vecchio di senno e dotto. Faceva restare tutti a bocca aperta quando parlava. Signor dottore, vorrebbe farmi una carità? Chi siete? Io. Ah, voi. Vorrebbe farmi la carità di leggere questa letterina che ci devo mandare ai miei figlioli. Se ci vedo con questo buio. Ma che è? Non si legge. Ma qua non c'è scritto nulla. Quattro sgorbi tirati giù con la penna, zig zag. Guardate. E come? Ma sì, guardate, nulla. Non c'è scritto proprio nulla. Possibile? Ma come? Ce l'ho dettata io a Ninfarosa, parola per parola, e l'ho vista che lei scriveva. Avrà finto. Che infamazza. Pechisto, allora, figli miei, non risponono, Ma, no. Mai, non niente, di chi tu che ci detto io, da niente ci scrisse. Perch'esso non ne sanno niente, figli miei, del mio stato, che io stai morendo per loro. E io le incolpavo, signor dottore, mengera lei l'infamazza e mi pigliò sempre in giro. Per perch'esso. Ma perché questo tradimento a una povera madre? A una povera vecchia come a me? Ma perché? Su su, 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 su. Non disperate così? verrete da me domattina e ve la scriverò io una lettera adesso andate a dormire grazie grazie il dottore s'avviò ma gli tenne dietro a distanza poi arrivata al portoncino in cui lo vide entrare si fermò e sedette sullo scalino lì davanti alla porta per passarvi la notte in attesa. All'alba dormiva quando il dottore, che era mattiniero, uscì per le prime visite. Oh, voi avete passato qua la notte? Sì, signore. E che vuole, signorino mio? Non mi so dare pace del giustamente di decelerata. Che ho potuto dire, no? Mi seccava di scrivere. E io andavo da un altro. Venivo da voi, Signoria, che è, è tanto buono. Ora passerò io da questa buona femmina. Poi scriveremo la lettera. Aspettate. Scusate, cerco la signora Ninfarosa. Eccomi qua, sono io, signor Dottore. Quindi siete voi che avete ingannato quella povera vecchia facendole credere che le scrivevate delle lettere. Oh, signor Dottore, lei si affligge sul serio per quella vecchia matta. Ma domandi a chi vuole e tutte le diranno che è matta da 14 anni, sa. Da che le sono partiti quei due figliuoli per l'America? Non vuole ammettere che essi si sono scordati di lei e sostiene a scrivere, a scrivere. Ora, tanto per contentarla, io fingo di farle la lettera e quelli che partono fingono di prendersela per poi recapitarla. E lei, poveraccia, si illude. Ma se tutti dovessimo fare come lei a quest'ora, dottore mio, non ci sarebbe più mondo. Guardi, anch'io che le parlo sono stata abbandonata da mio marito, sì, signore! E sa che coraggio ha avuto questo bel galantuomo di mandarmi un ritratto di lui e della sua bella di laggiù. Stanno tutte e due con le teste l'una appoggiata all'altro e le mani afferrate, così. Permette? Ma che fa? Mi dia la mano. Così. E ridono! Ridono a chi li guarda in faccia. Ah, signor dottore, tutta la pietà è per chi parte e che per chi resta niente. Ho pianto anche io nei primi tempi. Ma poi mi sono fatta una ragione. E ora tiro a campare e a spassarmela anche, visto che il mondo è fatto così! Ma perché voi forse avrete da vivere! Quella poverina invece. Ma che? No. Quella! <ride> Avrebbe da vivere anche lei, bella, seduta e servita in bocca, se volesse. Come? Ma sì, sì! Ha un altro figlio qua, l'ultimo, che la vorrebbe con sé e non le farebbe mancare mai nulla. Un altro figlio, lei? Sì, signore! Si chiama Rocco Trupia, ma non vuole saperne. E perché? Perché proprio matta. Piange giorno e notte per quei due che l'hanno abbandonata e non vuole accettare neanche un tozzo di pane da quest'altro che la prega a mani giunte. Forse l'avrà trattata male, codesto figlio. Ma non credo. Brutto, sì. Sempre ingrugnato. Ma non cattivo. È lavoratore. Lavoro, moglie e figliuoli. Non conosce altro. Se Vossignoria si vuole levare questa curiosità, non ha da camminare molto. Guardi, seguitando per questa via, uscito dal paese, troverà a destra quella che chiamano la casa della colonna. Sta lì, ci vada. E vedrà che è come le dico io. Ci vado davvero. Buona passeggiata allora. E serva sua. Il dottore andava di buon passo per lo stradone, guardando di qua e di là le terre aride. Ecco laggiù la casa della colonna. Era una catapecchia veramente. Una roba, come i contadini di Sicilia chiamano le loro abitazioni rurali. Oi, della roba! Ah! Sei il figlio di Rocco Turpia, tu? Sì, sì. Ci sono cani? Sì, ci sono, ma non fanno lenti. Mm. Dov'è tuo padre? Scarica il concile. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei parlare con Rocco Trupia, sono il nuovo medico del paese. Io sono la moglie. Chiamato padre. Opa! Opa! C'è uno! Bacio le mani a vostra signoria. Che comandi eh. ha da darmi? Ecco... Ero venuto a parlarvi di vostra madre. Sta male? No, 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 no. Sta al solito. Ma così vecchia, capirete, lacera, senza cure. Il signor dottore mi deve dare qualche altro comando. Sono pronto a servirla, ma se signoria è venuto qua per parlarvi di mia madre, le chiedo licenza. Me ne torno al lavoro. Aspettate, aspettate. So che non manca per voi, ma hanno detto anzi che voi... Venga Venga qua, signor dottore. Guardi, guardi. Casa da poverelli. Le voglio mostrare il letto pronto, sempre apparecchiato per quella buona vecchia. È mia madre, non posso chiamarla altrimenti. Qua c'è mia moglie, ci sono i miei figlioli, possono attestarle come io abbia loro comandato di servire di rispettare quella vecchia donna come Maria Santissima, perché la mamma è santa. Signor dottore, ma che ho fatto io a questa madre? Perché deve svergognarmi così davanti a tutto il paese e lasciar credere di me chissà che cosa? Io sono cresciuto coi, coi parenti di mio padre. Non dovrei rispettarla come madre perché essa è sempre stata dura con me. Pure, eppure, eppure l'ho rispettata. E le ho voluto bene. Quando quei figliacci partirono per l'America, subito corsi da lei per prendermela e portarmela qua come la regina della mia casa, no, Signore! Deve fare la mendica per il paese, deve dare questo spettacolo alla gente. Le giuro, le giuro che se qualcuno di quei suoi figliacci ritorna a farne, io lo ammazzo! Per tutte le amarezze che da 14 anni soffro per loro. Lo, am lo ammazzo, come è vero che sto parlando con lei! Ma ecco allora perché vostra madre non vuole accettare l'ospitalità che le offrite per codesto odio che nutrite contro i vostri fratelli, è chiaro? Odio? Odio? Ora sì, odio, signor dottore. Ma prima, quando erano qua, io li amavo. E rispettavo come fratelli maggiori e loro invece due caghini per me. Non lavoravano e lavoravo io per tutti. Venivano qua a dirmi che non avevano da cucinare la sera, che la mamma se ne sarebbe andata a letto a digiuno e io davo. Si ubriacavano, scialacquavano con le donnacce e io davo. Quando partirono per l'America, mi spenai per loro. E qua c'è mia moglie che glielo può dire. È vero, è vero. E allora perché? Perché? Perché mia madre dice che non sono suo figlio. Come? Signor Dottore, se lo faccia spiegare da lei, io non ho tempo da perdere. Gli uomini di là mi aspettano con le mule cariche di concime, devo lavorare e guardi, mi sono tutto rimescolato. Se lo faccia dire da lei, bacio le mani. Lasciamo fare addio. Sono stato a parlare con vostro figlio alla casa della Colonna. Perché mi avete nascosto che avevate qua quest'altro figlio? Ah, signorino. Io sudo freddo. Se può, signoria mi parla del tuo figlio, non, non me ne parlasse, per carità. Ma perché? Che v'ha fatto? N Niente! M'ha fatto. In coscienza. Anzi, mi è sempre venuto appresso, rispettoso, ma. Ma io vivo come signorino mio. Appena ne parlo, non ne posso parlare. Perché quello là, signor dottore, non è figlio mio. Ma come non è figlio vostro? Che dite? Siete stolida o matta davvero? Non l'avete fatto voi? Sì, signora. E sono stolida, forse. Mattano. Certe cose, Vostra oh, Signoria, non le può capire di chi è ancora caruso. Ma io l'ho vista, signorino mio. Le ho viste! Ma che avete visto, insomma, parlate! Cose nere, cose nere. Vossignoria non era neanche nella mente di Dio, io l'ho vista, con St'occhi che da allora hanno pianto lacrime da sangue. Intese parlare, vossignoria, di un certo canebardo? Garibaldi? Se signore, venne dalle nostre parti. E fece ribellare a ogni legge degli uomini e di Dio campagna e città. Ne ha sentito parlare? Sì, sì, ma che cosa c'entra Garibaldi? Questo canebardo diede ordine di aprire tutte le carceri. L'ira di Dio scatanò i peggior alati, i peggior assassini, bestie sanguinari, arrabbiate da tant'anni a catina. E ce n'era uno, il più feroce. Un certo cola, camizzi, capo brigante che ammazzava le povere creature di Dio così per vedere se la carabina era parata bene. Passò per Farnia con una banda di contadini, ma non era contento. Ne voleva auci, e uccideva tutti quelli che non volevano seguire. Io ero amareggiato di pochi anni e avevo già dei due figliuzzi che ora sono laggiù in America. Stavamo nelle terre del Pozzetto e con la Camizi passò di là e si trascinava via pure un mio marito, aveva prima forza. Due giorni dopo ho vede tornare come un morto. Non pareva chiueggio, non poteva parlare con gli occhi chini di quello che aveva veduto e si nascondeva le mani, poveretto, per il rebrezzo di che non aveva stato costretto a fare. Ah, signorino mio, mi si voltò il cuore in petto quando mi sta così. Nino, Nino mio, ma che ha fatto? Non poteva parlare. Te ne scappasti? E se ti rafferrano ora, ti ammazzano. Il cuore mi parlava, ma io muto, settato vicino a fuoco. E poi disse, meglio morto. E non disse altro. Stese cigliorna ma al quarto uscii. Eravamo poveretti, avevamo bisogno di lavorare. E Una sera io non tornavo. Aspettai, aspettai, ma già io lo sapevo. Pure pensavo, e cosa sapevo, fosse non l'hanno ammazzato, forse fosse l'hanno arrepeggiato. Venne a sapere, dopo sei orna, che a Camizzi si trovava con la sua banda nel feudo di Montelusa. Ci andai come una pazza. C'erano chiude, semiglia, desciata. Era una giornata di vento, signore mio, come non hai a chi ho visto una vita mia. Severo vero, vento? Eppure gioiorno si vedeva, pareva che tutte le anime dell'assassinato gridavano venetta e addio, e a Dio mi mise in giovento e o vento mi portavo. Credavo che Dio volai, ci mise solo un'ora per arrivare al convento che stava già sopra c'era un gran cortile morato. si appena porticina Pigliai la pece per bossare più forte non mi volevano aprire ma tanto bossai che finalmente mi aprirono ah! che visti? mano di assassini io oh cavolo una giù e bocce. Ma che testi di uomini! Nievoli! Chini di terra! li tenevano acciuffate per i capigli e una, chinta di mio marito, la teneva di dietro con la camizzi e mamma ciao! C'è un grido che mi si sciacciava a colo, un grido così forte che gli assassini non c'erano! Ma come quella che mi misi in mano a coglio per fare metà giù! Uno di te ci è stato un furioso, e allora quattro, ci tre, pigliarono ardire di chido! e se ci avventarono contro sovegliarono un domenso erano sazi rivoltati anche loro della tirannia feroce del domorso, signor dottore ebbe la soddisfazione di vederlo scannato già sotto gli occhi miei dei suoi stessi compagni cane cane assassino chi chiedo Chi chiedo prima si ribellavo? Chi capì capri si mette fisi? Si chiamava... Marco Truppia. Ah... Dunque questo Rocco... Sofìcchio... Mi se per forza... c'è mise mi tenne già qui, Legata, ambavagliata, perché io gridavo... Io ho dopo tre mesi, a giustizia, ho ringhiosso in galera, non ne morì poco dopo, ma io ho arrestato un cinta. Signorino mio, ci giuro che mi avesse sciappato i viscere. Mi pareva che stava come un mosso! Mosso pensare che il mio petto cretava come una pazza! Ora, ora, non ci pare, signor dottore, che io posso dire davvero? Che io. Non è figlio mio. Ma lui, vostro figlio, che colpa ne ha? Nessuna, nessuna. è fatti da labbra mia mai. Mai ne scio una parola contradditto. Mai, signor dottore, mai. Anzi, ma che ci posso fare? Se non resisto a vederlo neanche di lontano. E tutto pace Le fattizie. La componatura, la voce. Metterci mano a, a pernovire e sono freddo, non sogno io. Mi sarebbe lo sacco. Basta, 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 su. su. <ride> Alzatevi. Se... Vostra oh, Signoria... me volesse fare la carità... che mi hai promesso. Va bene, va bene. Datemi... datemi questo foglio. Cari... figli, Amace Bosch, va sempre amato.